Si è rinnovato a Ripalimosani il tradizionale appuntamento estivo con il Palio delle Quercigliole, la storica corsa dei cavalli a vincere la contrada Villaggi. L'evento ha richiamato numerosi turisti e anche persone dai comuni limitrofi. Vediamo. Una corsa a cavallo che si snoda per circa 1 chilometro e che parte dal vicino Tratturo in contrada Quercigliole per arrivare poi alla Cappella della Madonna della Neve. Questo è il Palio delle Quercigliole che si svolge ogni 12 agosto a Ripalimosani. Anche quest'anno a contendersi il privilegio di entrare nella cappella le 6 contrade in cui è diviso il paese. Un evento molto sentito e che ha richiamato anche tanti turisti, come confermato dal parroco Don Moreno. E ogni festa mariana ci deve ricordare le promesse di Maria, di essere fedeli alle parole del Vangelo. È un momento di aggregazione. Oggi, questa sera c'è, diciamo, il triplo di quello che c'era stamattina, perché tutti sono venuti per assistere alla famosa corsa. Una tradizione giunta alla 211ª edizione, sicuramente da mantenere e rinnovare, le parole del sindaco di Bartolomeo. Un momento importantissimo per tutta la comunità, perché come lei diceva, 211 anni, mantenere per 211 anni viva una tradizione è qualcosa di molto molto importante. Oggi tutti i ripesi si sentono, sono in festa, perché partecipare a questa manifestazione per i ripesi è fondamentale, è importante, quindi speriamo anche in futuro che questa manifestazione, anche per i giovani, non parliamo di 211esima, non mettiamo numeri, perché deve continuare. Il fantino vincitore, accolto tra grandi applausi, ha ricevuto i complimenti della commissione e poi, con alcuni colpettini di bacchetta, ha fatto piegare al cavallo le zampe anteriori, riproducendo in questo modo l'atto di inginocchiarsi dinanzi alla Madonna. Ma come vittoria è stata bella, perché sono andato davanti e niente, non c'è stato avversario. Il percorso purtroppo il cavallo lo conosceva e sono andato davanti e me l'ho portato fino in fondo. All'ultima curva ho capito che il cavallo c'avevo il vantaggio e ho vinto. Ivana Spagna ha chiuso poi in bellezza la festa della Madonna della Neve a Ripalimosani con un concerto in una piazza San Michele piena all'inverosimile, nel quale ha ripercorso circa 40 anni di successi. Il servizio. Una carriera iniziata nel 1971, costellata anche da successi internazionali come Easy Lady e Jealousy, oltre che dalla notorietà in patria sul palco di Sanremo e come ultima donna ad aver vinto il Festival Bar. Ivana Spagna, il cui cognome è anche il nome d'arte, ha letteralmente divorato la scena di Ripalimosani da buon animale da palcoscenico e infiammato il pubblico, subito entrato in empatia con lei. Da parte mia sono terre belle queste qua, è sempre bello venirci. L'unica cosa è che vieni sul posto, non fai tempo a vedere niente perché ci spostiamo tutti i giorni, per cui vedi pochissimo, fai in tempo a vedere il paese e basta passandoci. Questi sono posti dove bisognerebbe fermarsi un pochino di più, magari fare 2 o 3 giorni in vacanza, cose che d'estate non riusciamo a fare. Qual è il messaggio della sua musica? Il messaggio della mia musica è amore e rispetto e i valori come quelli della famiglia. Questo è il messaggio della mia musica. E bella domanda, perché ci tengo tanto a dirlo. Perché noi cantanti e autori, perché scrivo io le mie canzoni, abbiamo una grossa responsabilità, secondo me. È molto più facile essere trasgressivi, cantare delle cose che non van bene per i ragazzi, praticamente, perché si diventa più personaggi, no? Parlare dei valori della famiglia, di cose buone, cioè, magari non fai quell'effetto, ma io mi sento di cantare questo, perché fa parte della mia vita, quello che mi hanno regalato i miei genitori, per cui mi sembra giusto perlomeno parlare di quello che sento, e questo è quello che sento io. La cantautrice lombarda, una carriera ultra quarantennale, non sentirla, ha ancora dei traguardi da raggiungere. Beh, adesso sto preparando una nuova cosa in inglese, perché sono tornata a cantare in inglese, e sarà pronta, spero, per ottobre dovrebbe uscire. Questa mi sta dando soddisfazione, perché è 3-4 mesi che è fuori un pezzo nuovo, ha fatto diversi paesi, e abbiamo fatto anche la Spagna, un'emozione bella, lo stadio Calderon.
quello dell'Atletico Madrid, delle belle emozioni. Adesso in teoria dovrei andare l'11 ottobre a partire per gli Stati Uniti e comunque cantare in inglese, se il Signore mi lascia ancora questa gioia, io vado avanti.